Ciao a tutti! No. Allora, skincare routine, bedtime routine. Io faccio il skincare routine e poi il massaggio che vi ho fatto vedere in un altro video. Se riesco ve lo metto nelle schede dopo la skincare routine. Comunque, andiamo a utilizzare la mia nuova acqua micellare della Garnier con un pad. Io lo faccio così, con un pedino. Ok, la passo su tutto il viso. Sul collo lo facciamo insieme perché è un po' cambiata dall'ultima volta che ho fatto la skincare routine. La passiamo bene. Io le adoro quelle di Garnier, niente da fare. Ok, dopo l'acqua micellare vado con il mio tonico di Roberts, l'acqua alle rose, tonico rinfrescante. Mettiamo sempre un pochino su pad. Lo passiamo su tutto il viso. Non fate caso a chi urla, ma in casa mia urlano sempre, non c'è verso, anche con la porta chiusa si sente. La passiamo su tutto il viso. Ecco qua. Ok, i primi step l'abbiamo fatti. Poi vado a spruzzare la mia acqua termale della Avène, io la adoro, la uso tutto l'anno, e la spruzziamo. Allora, spruzzata, mentre la faccio asciugare, vado ad usare quello che resta del latte corpo sensuale al cocco di Yves Rocher, che mi si è rotto tutto, poverino. Me lo do sulle mani e sui piedi, piedi puliti ovviamente, un po' di zotti. Lo vado a prendere così perché si è rotto l'applicatore, li faccio un po' fatica. Pronto, fai vedere qui la mia faccia, non è meglio, però i piedi ve li risparmio. Purtroppo si è rotto l'applicatore, faccio 8.000 disastri. Ok, messo un'incadina. Se scompaio mi preoccupa, tutto ok. Poi la mettiamo anche sulle mani. Io lo uso sempre, sia d'estate che d'inverno, una crema mani
una crema idratante sempre. Ok, chiudiamo, poverino, me l'ho distrutto. Poi vado con l'acqua di rose idratante crema viso rivitalizzante per le normali miste. Ma è finita, vedete, ci è rimasta pochissima. Io la do un pochino, proprio agli sgoccioli, e la massaggio. Scusate, telefono, crema applicata, ci siamo. Poi vado a usare il siero a bava di lumaca rigenerante con collagene vegetale della Forsan, che ho letto che ha un inci ottimo, quindi l'ho comprato. È sempre difficile da aprire, ne prendo un pochino. Ne prendo un pochino e lo massaggio. Ha una fragranza piacevole, non dà per niente fastidio. Divento rosa per la luce, è una cosa abbastanza sensibile, quindi appena si sfiora diventa rossa. Era questo qui, molto, molto buono. Poi io prima di questo usavo questo qui, l'olio viso, questa di Melagrana Bio della Bioteca Italiana, è ottimo, però la fragranza non riesco a tollerarla, non ce la faccio, quindi devo trovare un altro utilizzo e non riesco a utilizzarlo. Poi vado con questo lip oil di Deborah, che ormai è agli sgoccioli, doveva essere tinta ma non tinge niente. Lo do come idratante notte, vedete che non tinge, quindi è un olietto normale. Poi sui brufoli do il stick viso anti imperfezioni della Delidea Bio, lo do qua un pochino e basta. Ne do un pochino, non tanto, perché ne basta veramente poca. Non ho visto molti cambiamenti, però io
lo utilizzo quando ho parecchi brufoli. Ok, come quasi ultimo step del viso vado a usare il 30 Days Extension di Kiko, quella versione notturna, c'è anche la diurna che andrò a comprare. Vi farò un video recensione di questo. Faccio quasi terminato. Capelli volanti. Allora. Anche di qua. Sì, io non lo passo solo sulle ciglia, ma anche sulle sopracciglia, che utilizzo anche 2 volte a settimana, l'olio di ricino. E andiamo a darlo anche nelle ciglia. Questo trattamento allunga davvero le ciglia. Ci vuole costanza, io saranno un paio di mesi, forse anche 3, non lo so, però con la costanza si riesce a vedere il risultato. Faccio un piccolo zoom, non so se vedete il risultato. Sembra che abbia il mascara, invece no, sono le ciglia normali. Io ho sempre utilizzato da quando l'ho scoperto utilizzo l'olio di ricino, però questo, utilizzando questo combinato con l'olio di ricino, è fantastico. Così si conclude la mia skincare routine con il Kiko del 30 Days Extension. Poi vado a fare il massaggio e questa è la mia skincare routine. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Fate un like e